Questa mattina i chiostri di Santa Caterina di Finalborgo sono stati premiati i vincitori del progetto Senso Civico, dedicato alla raccolta differenziata alla quale hanno aderito le scuole del Finalese. Cosa ci può dire, Assessore Guzzi? Sì, un interessantissimo progetto, un progetto di fondamentale importanza soprattutto per il territorio, oserei dire, legato, come dici giustamente tu, alla raccolta differenziata, ma la finalità è ben più ampia. Senso Civico, progetto portato avanti dalla Finalambiente e dall'Avis Finalese, vuole entrare nella mentalità dei nostri piccoli concittadini per dar loro la possibilità di educare a loro volta, di insegnare a genitori, nonni, amici, quello che deve essere per noi tutti, non solo finalesi, ma direi abitanti di questo meraviglioso mondo, il senso del rispetto per il territorio che ci ospita. Fino al 2016 c'è l'obbligo per i comuni di raggiungere la raccolta differenziata al 45%, obbligo che aumenta al 2020, quindi diventa sempre più importante insegnare l'educazione fin da piccoli. Esatto, noi partiamo proprio da questo fondamentale obiettivo. A parte un obiettivo dei numeri, un obiettivo normativo, è un obiettivo che noi ci siamo posti come amministrazione proprio a livello di educazione e per questo abbiamo deciso di partire proprio dalle scuole. E in questi ultimi mesi è stato portato avanti un progetto non solo col liceo ISEL di Finale, ma già anche con le medie. E l'intenzione della Finalambiente e dell'amministrazione è di allargarlo anche alle scuole elementari. Questo proprio, come dicevi te, è per la finalità di raggiungere gli obiettivi di legge, ma anche e soprattutto per far emergere una nuova mentalità a questi nostri concittadini. Che cosa prevedeva in concreto il progetto? Ma il progetto sostanzialmente è stato legato all'educazione, innanzitutto a spiegare come veramente si deve fare la raccolta differenziata, particolari che a molti di noi, soprattutto adulti, dico io, sfugge. È molto complicato saper distinguere quelli che sono i rifiuti, quindi non vi è solo la difficoltà di fare l'azione proprio della distinzione dei rifiuti, è proprio la difficoltà di capire come distinguere questo. E quindi la società Finalambiente è andata ad insegnare loro queste piccole, perché poi sono piccole e banali, e azioni per poter raggiungere l'importante obiettivo della differenziazione massima. E di conseguenza poi c'è stata la premiazione di oggi con un assegno di ben 2.500 euro che la società Finalambiente ha dato alla scuola, al liceo scientifico Arturo Issel. La scuola poi, la classe premiata, perché poi i ragazzi hanno anche allestito una mostra all'interno dei chiostri della Sala delle Capriate, è stato premiato poi la seconda F attraverso dei piccoli gadget messi a disposizione della società, delle chiavette USB col logo della Finalambiente, proprio perché loro hanno saputo meglio esprimere nelle loro piccole opere, nei loro disegni, nei loro cartelli, il senso di questo grande progetto.